Buongiorno, benvenuti a tutti a questo Trade & Coffee con Marco Martinelli. Sono le 10:30 di questo lunedì post stress test. Qui c'è il nostro solito disclaimer, quindi esonero di responsabilità nel webinar. È fatto tutto quanto con intenzione didattica, senza dovervi dare nessun consiglio di investimento. Confermatemi che mi sentite bene, così possiamo procedere. Sembra tutto ok. Perfetto. Allora, intanto sono usciti gli stress test venerdì sera su tutti gli istituti europei e come potete vedere qui abbiamo la classifica che parte dal fondo, abbiamo MPS. E successivamente in ordine di importanza direi Banco Popolare spagnolo e UniCredit, a sorpresa Barclays. Quindi vediamo che MPS è l'unica che non supererebbe questi stress test, in quanto in caso di una situazione economica avversa avrebbe un Tier 1 inferiore a 2,3. E c'è da notare una cosa su questi stress test, ossia che sono stati condotti in una situazione negativa, ma non così tanto negativa, nel senso che quando l'estate scorsa sono stati fatti gli stessi test sulle banche americane, sono state utilizzate delle condizioni ben peggiori e tutti gli istituti hanno passato appunto questi test. Qui invece troviamo appunto, come dicevamo, MPS che si troverebbe con un Tier 1 a meno 2,2, che comunque oggi presenta il suo piano per cedere quanti sono un 9 miliardi di bad loans, quindi insomma il mercato apprezza il piano, infatti oggi Monte Paschi segna un più 5%, quindi i piani di ristrutturazione di Monte Paschi piacciono. Mentre invece gli analisti hanno visto che UniCredit, che aveva preventivato un aumento di capitale da 5 miliardi di euro e già aveva scontato una discreta caduta nei giorni passati, ora sembrano non bastare. Quindi si pensa che la ricapitalizzazione di UniCredit debba essere superiore ai 5 miliardi di euro. Questo ovviamente pesa sul mercato perché semplicemente scontavano un 5 miliardi massimale. Stamattina UniCredit sospesa a meno 6%, ora fa un teorico meno 5%. Quindi banche italiane, c'è un po' di tensione per quanto riguarda i crediti, vi ricordo che questo titolo andiamolo a vedere parallelamente in X-Station. Lo vediamo qui aperto in gap up più 3,5 questa mattina e successivamente crollato. Ok? Ricordo che questo titolo perde circa il 60% da inizio anno. Ok, quindi titolo UniCredit continua la sua caduta libera. Al momento non sembra aver trovato nessun tipo di supporto. Lo vedete qui. Ok, un meno 3,20 dollari, quindi 3,20 euro, scusatemi, da 5,2 che era prima, quindi insomma il nostro titolo UniCredit, la seconda, entra prima la seconda banca italiana, a picco. Quindi al momento, anche con questo aumento di capitale, non ci fidiamo ancora di entrare su questa azione al rialzo, che comunque teniamo sotto controllo, perché ripeto, comunque è un titolo che non è che può, non è una banca che si può lasciare fallire, quindi insomma bisogna un po' speculare anche su questo tipo di opportunità che si presentano sul mercato. Rivederlo in area 1,5 sarebbe una vera manna dal cielo. Ok, quindi se anche durante questo aumento di capitale si prestasse l'occasione di rivederlo in area 1,5, insomma, un acquistino ci potrebbe anche stare.
Vi ricordo sempre la solita teoria che vale sui titoli azionari, come soprattutto sulle commodities che di solito applichiamo, un titolo che come UniCredit, che insomma è un titolo che ha tanti, tanti, tanti crediti che non sono stati confermati e che probabilmente non verranno mai ripagati, comunque rimane un titolo troppo importante per lasciarlo fallire. Quindi insomma, quando si presenta l'occasione di un fortissimo ribasso dell'ordine del meno 70% in un anno, uno può farsi anche due calcoli e dire, ok, metto dentro, non lo so, una sciocchezza, 10.000 euro, ok? E se il titolo va a zero, ok, caso che direi che è impossibile, per 10.000 euro. Se il titolo torna a 4 euro, o anzi a 3 in questo caso, se lo compriamo a 1,5, mi guadagno 10.000 euro. Diciamo che il fallimento è impossibile, anche perché comunque quando un'azione fallisce non arriva mai a zero, c'è sempre qualche persona che si ricopre dagli short e che torni a 3 euro, insomma è assolutamente probabile. Quindi questo è l'investimento che andremo a cercare su un titolaccio come UniCredit. Per tornare al nostro trading, abbiamo detto Barclays anche sorpresa negativa, in quanto la vediamo qui un 7,30 quando ci si aspettava un 9, ed anche questo titolo insomma subisce delle forti perdite con un meno 3. Notizia invece, abbiamo la Francia che è sospesa dalle contrattazioni per un errore tecnico all'exchange, quindi all'exchange del FRA 40 ci sono dei problemi e oggi non sta quotando, ha solamente aperto. Quindi per chi anche segue il nostro spread trading, oggi ha aperto per un attimo, anzi andiamolo anche a vedere, e poi è stato subito sospeso il trading. Quindi se oggi non trovate il FRA 40 è assolutamente normale, ok? Venerdì, tra l'altro, lo vedete qui, abbiamo chiuso anche l'ultimo spread trading. Abbiamo totalizzato nella giornata 727 euro. Guardate, da quando abbiamo iniziato con lo spread trading siamo a oltre 3.000 euro praticamente 3.000 euro di gain. L'abbiamo iniziato il 26, sì. E a voi come sta andando questo spread trading? In questa fase dove la volatilità, andiamo un secondo a vedere anche il VIX, già che ci siamo. In questa fase dove la volatilità è ai minimi, cercare qualche spread per guadagnare su qualche piccola inefficienza del mercato sembra la cosa più facile da fare, senza andare a cercare dei mega trend che comunque non è facile trovare, e continuare a cercare queste piccole inefficienze è ciò che probabilmente viene più facile. Ripeto, VIX ai minimi, ovviamente da comprare con attenzione, perché questo indice è pericoloso, dobbiamo solamente non avere problemi in caso scenda e prenderci queste forti salite. Ok, in questo caso anche è facile il raddoppio, è facile che torni a 26. Ok, quindi questa è un'altra delle operazioni che cerchiamo, long di VIX. E ripeto, con il VIX così basso, probabilmente lo spread trading è la tecnica più corretta. Ok? Altra cosa che vi ricordo. Su TradeBit vi mettiamo anche le nostre varie analisi e idee di trading. Abbiamo visto qua le mie indicazioni su quello che si poteva fare sullo spread, ok? Quindi spread trading idea,
sulle tecniche di Diaz, cerchiamo di darvele grosso modo in real time, anche se non la prendete al secondo, l'idea di spread trading va benissimo, tanto lo spread comunque rimane là. Io vi dico, lo guardo sul 5 minuti. Quindi guardandolo sul 5 minuti non ci sono grossi problemi, anche se appunto perdete qualche minuto per mettere l'ordine. Dicevamo dunque, togliamo qui la comparazione tra i due ed abbiamo DAX che apre sopra i massimi e recupera ampiamente il gap di Brexit. Sembra che questo non vada ad influire minimamente nelle contrattazioni. Ok, siamo qua su un livello di resistenza, ma siamo a un livello di resistenza che non ha neanche troppo senso. Guardate che lineare questa salita. C'è veramente, veramente poco da fare. E vi ricordo anche, un secondo, per la settimana entrante, mercoledì ci sarà il trimestrale di Unicredit, comunque da farci attenzione a magari eventuali sorprese positive sulla banca che non tardano mai ad arrivare. Giovedì riunione della Bank of England che dovrà analizzare i dati post-Brexit. Vi ricordo che la volta scorsa era atteso un taglio dei tassi che poi non è avvenuto. Ok, e proprio per questa mancanza dei tassi di interesse, dei dati sui tassi di interesse e post-Brexit. Quindi questa volta giovedì la Bank of England parlerà con dati concreti su quello che è il Brexit, su quello che sta già affettando i mercati, i tassi di interesse, gli investimenti, gli investitori. Quindi giovedì particolare attenzione alla Bank of England, che sarà insomma il dato cruciale, mentre invece venerdì ci saranno i non farm payrolls, ok, che dopo il dato sul PIL piuttosto deludente staranno da darci un occhio. Sono attesi 170.000 con disoccupazione al 4,9. Ok, e saranno molto importanti comunque anche questi dati, in quanto a settembre è dato per scontato un aumento dei tassi della Federal Reserve. Non è dato per scontato, ma ci sono molti analisti che lo pensano, quindi insomma è dato da tenere strettamente sotto controllo, un dato magari fortemente negativo, riporterebbe le attese sui tassi di interesse inconcludenti. In questo scenario dei mercati la tranquillità regna, il VIX fa nuovi minimi, l'S&P 500 fa nuovi massimi, il DAX si riporta verso nuovi massimi, il gold sta fermo, venerdì una piccola salita, ma sono assolutamente in laterale un po' tutti gli asset. Diciamo che questo è il terreno giusto per gli scalper, guardate che bella candela negativa. Se qualcuno vuole farsi magari qualche scalpata al volo, se la può fare. Abbiamo appena aperto uno short su queste candele tanto negative, un po' in ritardo forse, ma possiamo provare anche a fare qualche scalpata in questo senso. Siamo a favore di trend. Il mercato è abbastanza laterale, mettiamo anche che possa ritornare a 30. Ok, quindi il mercato laterale si può giochicchiarci un po'. Io l'ho venduto molto basso, ma c'è da dire anche appunto che sono effettivamente le 10:48 e il mercato solitamente non si muove particolarmente verso quest'ora di lunedì. Quindi ci possiamo attendere che il DAX possa magari fare un nuovo minimo, ma io non mi aspetto forti ridiscese.
Quindi qua magari appena andiamo a take profit andiamo a vedere anche se riusciamo a prenderci un long. Ok, vediamo quant'è qua. Se 61% del ritracciamento del gap è qui sotto. Magari qui ce l'andiamo a comprare. Ah no, scusatemi. Ok. In realtà l'open è questo. Quindi spostiamo leggermente più sopra quest'ordine. Yes. Ed eccoci qua. Qua insomma andremo un po' contro trend a comprarci il DAX. Se ci arriva su 61,8 del ritracciamento del gap. Quindi questa è la nostra idea di trading, che possa scendere ancora un po' per poterlo ricomprare con questa insomma scarsa volatilità. Possiamo anche lavorare con un buon pending order su rottura dei minimi, piccola accelerazione e dentro il nostro. Nel frattempo tenete monitorato che se riprende a quotare anche la Francia possiamo magari vedere anche un po' come siamo messi con lo spread trading. Bisogna che lo lasciate un poco che ricalcoli il settaggio, in quanto ovviamente data la chiusura non sarà perfetto. Eccoci qua, preso il take profit dello short. Siamo andati in trend, che comunque è ribassista dopo questo bel gap up. Vediamo se ci va a prendere anche il buy. E anche lì magari cerchiamo di farci una decina di punti al rialzo. Quindi oggi direi che comunque fare dello scalping veloce potrebbe premiare, in quanto la giornata sembra abbastanza laterale, euforia per gli stress test superati praticamente da tutti, tranne che da Monte dei Paschi, che comunque era ben atteso. Quindi terreno adatto, ripeto, agli scalpers. Per oggi direi che è tutto, noi ci possiamo aggiornare direttamente domani. Buon trading a tutti quanti.